Prova a parlare di qualcosa. Dico Grande qualcosa Noemi, di... grande, sei stata bravissima. Comunque questa cosa dell'altezza dobbiamo un attimo sistemarla. Cioè, si vede proprio troppo che sei più Ho capito, ma... bassa. Avete notato? Ha un'aura potentissima. Altezza, Mezza mezza bellezza. bellezza, questa è una cosa Esatto. che... Il nuoto è uno sport completo. Si stava meglio quando si stava peggio. Rimorchio un botto. E rimorchia un botto, Noemi. Ma perché devi inventare queste cose? Benvenuti in questa nuova... Può essere una genialata, ma può essere anche una vaccata. Qualche tempo fa vi abbiamo chiesto cose da non dire o fare per rimorchiare. E Nico le sa tutte. E io le so tutte. Veramente? Ma va a cagare! Lo sfogo del cuore! Lo sfogo del cuore? Sai cosa ti starebbe bene addosso? Me. Come ti vesti? Cioè, se uno ti dicesse una cosa del genere, cosa risponderesti? Vichingo! Sei un vichingo! Se fossi una persona violenta lo spingerei. No, ma... Siamo un paese di esauriti. Addirittura arrivare alle mani, ma cosa stiamo dicendo? Dobbiamo Io, ma mandare che cosa messaggi facci? Ma positivi. che... Per me, da utente, è veramente frustrante. Sai che cosa ti starebbe bene addosso a te? Le mani di mio padre. Ti dà fastidio il ciclo? Vuoi che te lo blocchi per 9 mesi? Eh? Ma come te lo blocchi? Ce la faremo! Allora, Noemi, quando mamma e papà si vogliono tanto bene, sai come si fanno i bambini? Con la cicogna. La risposta è che ovviamente se sei gravi. Sì, questo. Aspetta, rifà. Ma che oh! Se tu ovviamente stai per procreare, Sì, ho non ti capito, ti si viene. blocca il ciclo. Ma perché? Come si fanno i figli? Con la cicogna, ti ho detto. Noemi, i Allora. figli si fanno. Con la punta arrotondata. Smettila, se hai il coraggio. È stato i zingari, sono stati i zingari! Prossima domanda. Questo, cioè, mi vergogno sempre peggio, ragazzi. Che belle gambe. A che ora aprono? Cosa quindi? Vuol dire che al posto del cuore c'hai la pattumiera. Che una volta l'ho detto. No. Però. No, era un bambino stupido, tipo alle medie. Ma perché le medie? I pezzi Perché al sesso? se a me lo si andava può fare. bene. Che belle gambe, a che ora aprono? Veramente, vergognatevi. Far ridere. Onestamente, far Fa ridere. ridere. Ma vergognatevi. Schifo. E lo dico un po' a tutti noi, a tutti gli italiani. Se tu fossi una donna e ti dicessero: "Wow, Nico, che belle gambe, a che ora aprono?" Che cosa diresti? Alle 18. Più sei imbecille, più vai avanti. Aspetta, no, però a mia disco posso dire una cosa? Solo a pagamento. Mi sento birichina. No, dai, per favore. No, dai, unico. Beh, cioè, capite con chi lavoro. Capite? Cioè. Ok. Lo faccio per voi. Allora. Oh no. Complimenti, sei quasi più attraente di me. Non ti darei la soddisfazione di risposta perché sei stupido se pensi di essere più bello di me. Io la conosco, ma chi è questa? Da dove arriva? O quantomeno se lo pensi non me lo dire, scusa. Ok, quindi. Noemi crede di essere la più bella di tutti. Se tu sei più bello della tua fidanzata o viceversa, automaticamente tu sei più corteggiato e lei no, e quindi lei si sente sempre in difetto, nella parte di quella che fa sempre la gelosa. Se lei viceversa non viene mai corteggiata, tu non fai mai la parte del geloso e quindi la coppia non Una mucca è stata travolta e uccisa. è equilibrata. Oh, A volte dorme di più lo sveglio che il dormiente. Che cazzo di proverbio è? Oh, scusa. Ah, ciao ragazzi. Che dove eravamo rimasti? Lo sfogo! Del cuore? Quindi mi stai dicendo che dovrei innamorarmi di una Guarda. ragazza solo per il suo aspetto? No. Cosa sgradevole, volevo che lei la smentisse. No, non ti sto dicendo questo. E che se anche Perché non poi, dovesse per essere quanto mi importa, ti bellissima, puoi anche innamorare di un cavallo. l'importante. Esatto, ho comprato un cavallo. L'importante è che ti faccia stare bene. Importante, Fasullo, è ragazzi, finto questo l'importante ragazzo è finto. Sei pazza! Ti hanno buttata in un incidente e ne sei uscita uno schianto. Oh, questa è vecchia. Questo è vecchio, Questa è però vecchia. un caffè me lo prenderei, sì. Con uno che ti dice questa Eh cosa. sì, Cioè, dai. capito? Ma gli aspetta un pugno. Veramente? Ma sì, dai, Usciresti con uno che ti dice una simpatico. cosa del Sì, non genere? è brutta come... Questa è benzina. Usciresti con uno che ti dice: "Ti hanno buttato in un incidente e ne sei uscita uno schianto"? Mi fa ridere molto di più rispetto alle Noemi, altre, non è volgare. Noemi. Ti do qualche cosa in testa? È molto meglio rispetto alle altre. È comunque qualcosa di differente. A me secca quando mi scrivono: "Ciao, piacere di conoscerti, sei carina, ti... fai qualcosa." E a te te lo devono dare il premio Nobel per la mafia. Una volta mi ha scritto:
mi ha mandato la foto del ghiaccio rotto e mi ha scritto: cercavo una scusa per rompere il ghiaccio. Sì, fratello, bravo, mi hai fatto ridere, parliamo. E se non te lo danno è perché è tutto magna magna. Perché sei differente, ok? Steve Jobs. Scusa, per caso ti chiami Google? Hai tutto quello che cerco. Ok, questo è carino, sì, mi piace pure questo. E siamo molto bravi a operare, a assicurare un servizio di qualità. Per rimorchiare bisogna far ridere la ragazza, anche il ragazzo. Vuol dire che sei simpatico, vuol dire che io con un appuntamento non te non mi annoio. Perché sì, c'hai queste sparate un po' del cavolo. Anche in condizioni avverse. Però me lo strappi il sorriso. Ok, quindi anche io ti strappo il sorriso, quindi usciresti anche con me. No, no, vogliamo scherzare! È per lui che abbiamo rinunciato a quel pilota brasiliano. Nick! Denuncia l'autorità giudiziaria! Vai, tocca a te. No, tocca a me. No, chi tocca? Ehi, ma è del mestiere questo? Ho una malattia incurabile che mi obbliga a fare sesso ogni giorno per sopravvivere. No? Beh, questa è molto Barney Stinson, eh. Papà è tornato. Per il discorso che dicevi prima del farti ridere. Ho capito, però tu non mi puoi chiedere subito di andare a letto. Sincerità. Raccontateci nei commenti frasi che hanno utilizzato con voi per rimorchiarvi e che non hanno funzionato. Fa ancora malissimo. E ricordati che siamo sempre noi a decidere. Segnatelo questo. Noi decidiamo se andare a letto con voi, se uscite, se prendete il caffè, lo spritz, il pranzo o la cena. Ciò che uno desidera.